Let's go! E basta. Bentornati, ovetti, su Super Mario 64 per Nintendo DS. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Bowser nel mare di lava. E in questo episodio torneremo nell'abisso silente. Ah no, aspetta, quello è un altro gioco. Ma torneremo comunque nell'abisso, perché finalmente adesso possiamo andare avanti. Inoltre, oggi... Comunque, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, barra un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Adesso, vi ripeto quello che vi ho detto la volta scorsa. Se volete fare la terza missione dell'area 9, ossia questa, ossia l'abisso acquatico, perfetto, finalmente adesso so il nome. Dovete per forza prima affrontare Bowser nel mare di lava, ok? Altrimenti ci sarà ancora il sottomarino e quindi non si può fare assolutamente una cippa. Detto questo, ve l'ho già detto che vi invito come al solito a lasciare un mi piace, barra non mi piace, ad iscrivervi al canale e rispondere alla domanda del giorno? Credo di no. Però sto registrando parecchi video di seguito, inoltre sto ricominciando molte volte l'intro, perché la sbaglio, quindi se l'ho già detto, l'ho ripetuto, quindi chiedo venia. Se non l'ho già detto, l'ho appena detto, quindi buon per noi. Allora, detto questo, ma cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo semplicemente arrivare sul palo. Quale palo? Francamente non ricordo quale palo, so solamente che dobbiamo arrivare in un certo punto. Allora... eccoci qui all'aria aperta. Adesso questo dovrebbe essere un palloncino, se non ricordo male. Esatto, è un palloncino, oppure Mario Cicciotto, come volete chiamarlo. Ok, ora stiamo attenti. So per certo che ci sono appunto delle piattaforme e come lo scorso episodio devo starnutire di nuovo? Oppure no? Aiutatemi, mio Dio, questa allergia mi sta davvero uccidendo. Comunque... la meccanica base di questo livello è prendere le monete rosse che sono appunto appese vicino ai pali. Se riuscite a farlo, buon per voi. Ah, mamma mia. Allora, vi spiego il mio problema principale. Io sono allergico, giusto? Per questo ovviamente ho detto che ho l'allergia. Il punto è che la medicina che uso mi è finita e quindi sto così. Yeah, la gioia proprio. Ora, dov'è che devo andare? Francamente non ricordo. E... non ricordo nemmeno dove si trova la bobomba che vi dice dove sono le varie cose. Se non sbaglio è da qualche parte in questa zona. Ma dato che non ricordo la posizione esatta, non ci posso fare niente. Credo sia circa laggiù. Però, ripeto, non ricordo, non ci posso fare niente. Eccola laggiù, perfetto. Però adesso cerchiamo di andare avanti e di prendere queste monete. Potete ovviamente anche non aggrapparvi ai pali. Però vi conviene, ok? Perché nella maggior parte dei casi finirete il potere del fiore potenza. Sì, lo so, è strano, ma si dice così. Prima di prendere tutte quante le monete, quindi poi dovete rinuotare in quel punto ed è una rottura che non potete immaginare. Ok, l'ultima moneta si trova laggiù, perfetto, quindi ci posso andare davvero stavolta anche solamente con il fiore potenza, almeno dovrei arrivarci. E adesso, miei cari, a che serve questo interruttore che prima ci portava sopra il sottomarino? Beh, non serve assolutamente a niente, perché ci porta fino a qua e basta. Cosa che ha senso, ovviamente, però avrebbero secondo me dovuto mettere qualcosa, perché se non sbaglio il sottomarino respawna apposta... per farvi prendere la prima stella. E se non è così, potete comunque prenderla via fiore potenza. Avrebbero potuto fare un sottomarino fatto di mattoni per prendere solamente quella stella. Ah, giusto. Attenzione ovviamente a non prenderla per sbaglio. Dovrei arrivarci pelo pelo, giusto? Sì, perfetto. E la stella si trova laggiù, dall'altro lato ovviamente. Allora, fortunatamente abbiamo questi pali, che io non ho mancato, perfetto. E... se volete completare la missione delle 100 monete, qui ci sono appunto 5 monete gratis, o meglio, il pulsante delle 5 monete che ve ne dà in realtà 5, 10, 15, 30, circa, quindi un bel po'. Ovviamente però noi non faremo la missione delle 100 monete adesso, sì lo so, strano, però non ci interessa, non ora. Ok, detto questo, faremo solamente una missione qui nell'abisso. Ed è una cosa stranissima, vero? Ma è così. Attenzione a non cadere. Attenzione a non cadere però, Mario, mi raccomando.
Più che altro perché il nostro obiettivo principale è salvare qualcuno a cui piace molto, davvero molto, Laio. Indovinate un po' chi è? È nella copertina. Ed è anche il titolo dell'episodio, molto probabilmente, ma ora come ora non ci interessa, perché abbiamo preso la stella! Adesso, se non ricordo male, per la prossima stella serve per forza Wario. Oh mio Dio, lo spoiler! Quindi, se volete prendere Wario per fare appunto le missioni in ordine, prego. Ma, tanto per dire, in questo episodio e credo anche nel prossimo, noi faremo un bel po' di backtracking, perché finalmente possiamo completare al 100% alcuni quadri che prima non erano completi. Vedi le bolle, qui la baia pirata, vedi il monte refrigerio e tanti altri cosi da prendere. Adesso, Gulp, vorrei prendere Luigi, anche perché Luigi è l'unico in grado di liberare Wario. Hanno fatto tutto quanto apposta. Yoshi per liberare Mario e per sbloccare appunto l'area per andare avanti. Mario per liberare Luigi, perché per forza altrimenti non si può sconfiggere il bugigante per andare a liberare Luigi. E Luigi per andare a liberare Wario. Tutto quanto fatto apposta per farvi liberare Wario, per sbloccare tutto quanto. Oh mio Dio. Detto questo, entriamo in questa porta. Benvenuti sulle scale! Esatto, sono scale che ci portano al secondo piano del castello di Peach. Ora, ci sono alcune cose da fare qua, in realtà ce ne sono un bel po', ma le faremo con ordine, ok? Intanto la maggior parte di questi quadri, e c'è anche uno di questi, che vorrei provare a prendere, ma ci riesco bene se non ci riesco bene lo stesso. Quanto pare gira solamente in questa zona, quindi posso anche lanciarmi così, perfetto, e appunto sbloccare un altro minigioco. Dicevo, la maggior parte di questi quadri non vi condurranno da nessuna parte, perché per esempio c'è... Non ho salvato, ma fortunatamente ho fatto un backup, quindi sto a posto, ok. Esempio, questo qui, battaglia di bombe, non vi conduce da nessuna parte. Questo, idem. Questo quadro piccolo, sì, invece. Aggiungerei, questo è uno dei miei livelli preferiti di tutto quanto il gioco. Questo, no. E tanto, tanto altro. Non importa, ho premuto B troppo in fretta. A quanto pare premere B non annulla niente, ma non importa. Ok, ci sono dei fiori potenza qua. E... Oh, un quadro di Luigi. Ah, ma non c'è Luigi qua dentro, ma... Oh, c'è un quadro di Wario là. Indovinate un po' dove andremo adesso, esatto. E... Notate molto bene. Lì c'è un quadro. Qui no. Oh, non l'avrei mai immaginato. Comunque, se prendete un fiore potenza e diventate invisibili, potete passare attraverso lo specchio. E se entrate in questa stanza, non c'è nulla, se non una stella. Una stella ben nascosta, ma una stella comunque importante da prendere, ok? Ora, questa stanza vuota non vi darà niente. Potete, se non sbaglio... Esatto, ripassare nello specchio, però dovete prendere un altro fiore potenza per rientrarci. Ma non importa, prendiamo un'altra volta il fiore e andiamo stavolta nel quadro di Wario per liberare Waluigi. Ah, giusto, devo dirlo per forza. No, non c'è Waluigi in questo gioco. Lo devo per forza dire, perché molte persone continuano a dire: ah, c'è Waluigi in questo gioco. No, non c'è, non c'è, fine. Ok? Qualunque cosa abbiate visto su Waluigi e questo gioco è un hack, oppure un qualche cosa di strano, ma comunque non c'è Waluigi, ok? Ah, detto questo, yay! Missione delle 100... del 100... delle monete rosse! Esatto, e... Devo sconfiggere questo coso perché altrimenti mi darà un sacco di problemi. Perfetto. Allora, sfortunatamente le ultime due monete che si possono prendere sono in un posto che noi non possiamo raggiungere. Per niente, aggiungerei. Ora, qui vediamo un po'. Attenzione, vento forte. Se non metti un paio di kill, il vento ti porta via. Il punto è che noi non possiamo fare niente là. Se non sbaglio, non possiamo letteralmente fare niente. Là c'è un fiore potenza, se non sbaglio, che però non ci interessa per niente. Seriamente non ci interessa. Ok, scendiamo qui, prendiamo la moneta e ricadiamo giù. È fatto apposta, ovviamente. Grazie mille. E se non sbaglio, quest'acqua gli fa male. Oppure era in altri giochi di Mario. Vabbè, non importa. Intanto qua, sì, c'è il ghiaccio. Si scivola, molto. E con Luigi, di più. Raffiche di vento. Il vento però rende facile il volo. Grazie mille del consiglio. Allora, vediamo un po'. Bobomba.
Ciao, guarda la mappa qui sotto, memorizzata? 1, 2, 3, 4, 5, ok, perfetto. Se ti perdi, vieni di nuovo da me. Dobbiamo prendere per forza il cappello di Mario per andare avanti. E dobbiamo anche andare qua. Attenzione a questi cosi che perché vi spingeranno all'infinito. Fortunatamente io posso... Oh mio Dio, quanto odio questo gioco quando fa così. Odio questi nemici e la cosa bella, vi risputa qui, davanti a Luigi. Quindi poi per riprendere le monete rosse e per riprendere tutto quanto dovete prendere il fiore che io ho mancato non so neanche io come. Poi rientrare nello specchio e poi ributtarvi nel quadro di Wario e riprendere tutto quello che abbiamo mancato. Anzi, preso prima e mancato prima. La gioia di quei nemici, mamma mia, fortunatamente li hanno modificati. Perché ci stanno in altri giochi di Mario, eh? Però fortunatamente li hanno modificati. Mamma mia. Allora, perché seriamente, se decidono, ah ok, voglio sconfiggerti, lo possono fare e lo faranno senza darvi neanche una chance. Devo stare al centro, giusto? Ok, perfetto. Ora attenzione, prendiamo la moneta che ho preso adesso. Ok, adesso siamo un'altra volta qua. Cerchiamo di non failare di nuovo, ok? L'importante è prendere la moneta e basta. Perfetto, e poi andare avanti. Non mi importa più nient'altro. Ora, è anche inutile gattonare, perché il gattonamento non vi aiuta in questo livello. È così unfair questo livello nevoso. Quindi basta stare attenti e non cadere di nuovo soprattutto. Quella è la cosa chiave. Ah, mamma mia, perché ho scelto Luigi? È perché ci serve per forza Luigi. Non si può non prendere Wario con Luigi. È obbligatorio. Allora, vai. Lo vedo. Puoi tornare su di grazia? Perfetto. Ok, siamo alla sesta. La settima è là, su quel coso strano. E l'ultima dovrebbe essere dietro quella grata lì di ferro che si è intravista per mezzo secondo. Ok, esatto, perfetto. Quindi, attenzione a questi cosi. Si possono sconfiggere un po' come gli occhi. Esatto. E se non sbaglio vi danno, esatto, 3 monete. Non 5, 3. Ora, dobbiamo salire qua sopra e poi devo riscendere. E mi raccomando, sto cercando di prendere meno monete possibili, perché le monete ci servono per un'altra cosa, ossia per restare in vita. Ok, quindi prendiamo il fiore potenza, appena riesco a vederlo, e andiamo. Perfetto, ora scende qua. Attenzione a non perdere troppa vita. Andiamo qua dentro, prendiamo la moneta e siamo a 7. Non ci sono altre stelle? Credo ci sia una stella con interruttore, ma non ricordo dove sia. E se c'è... sì, si trova appunto non là sotto, perché là c'è la stella delle 8 monete rosse, ma non importa. Ok, ora come ora l'ho già detto non ci interessa, andiamo avanti e basta. Dunque, dobbiamo avere per forza Mario qui. Perché? Perché Mario può fluttuare, Luigi no. Perché Mario mangia i bucatini alla matriciana, mentre Luigi no. Luigi mangia cose, non lo so, vegane a quanto pare, perché verde, non lo so. Giusto, e con questo non intendo affatto dire che le cose vegane non mi piacciono. Anzi, stranamente, nella maggior parte dei casi, a meno che non è carne buona, io preferisco i sostitutivi della carne. Lo so, però dai, come si fa a rinunciare a un succulento boccone di carne, dai? Ok, almeno questa è la mia filosofia. Ah, vabbè, sì, bla bla XYZ. Fate quello che vi pare, ok? Potete anche essere solo carnivori, ossia mangiare solo carne. A me non interessa. Basta che state attenti a non mangiarne troppo, perché sennò davvero viene qualcosa. Mai esagerare sempre con un solo alimento. Vero Tonks, vero riso. Io mangio riso ogni giorno, tanto per dire. Perché non mi piace tanto mangiare pasta. Sì, lo so, è strano, ma è così. Ok. Wow, un'altra stella! Non l'avrei mai indovinato! Yeah! Non cadiamo giù adesso, però. Allora, andiamo a salvare Wario. Tanto comunque dovrebbe essere qui vicino. Se volete un piccolo consiglio. Luigi e Mario sono uguali qua. Quindi se perdete il cappello non cambia assolutamente niente. Però cercate di arrivare con vita piena qui sopra. Anche se in realtà non vi serve a niente, perché se non sbaglio il boss vi instant killa se vuole. Ma dettagli, spoiler, c'è un boss. Ehi, tu, baffone! Sono il re del freddo, gran ghiaccio! Rinchiudo tutti quelli che osano sfidare i miei maestosi baffi. Sono io il re dei baffi. Proprio l'altro giorno ho rinchiuso un... stop. Ho rinchiuso in una stanza un tipaccio.
Che faccia tosta venire nel mio regno, conciato a quel modo? I tuoi baffi non sono malaccio, non sono belli come i miei, si capisce? Che insolenza però, paragonarli ai miei. Te la rado io la tua insignificante peluria, preparati! Ecco qui il boss, ora! Trick, fate così, di continuo! Perché a quanto pare, solamente per questo boss, l'hitbox di quando fate il ground pound o lo schianto a terra è incredibilmente easy. Altrimenti dovete appunto fare col timing giusto, invece no, basta fare così e avrete finito. L'importante è appunto stare attenti e buttarlo fuori dal percorso, perché altrimenti fa questo. Ok, è un po' accettare? Sì, lo è. Ma non importa, perché l'ho colpito e bisogna farlo per 3 volte. Già. Yay, finalmente un boss che non va giù dopo un colpo. Vabbè, a parte i boss che vanno giù in 3 colpi, come questo. Ok, rifacciamolo. Seriamente questo è. Potete ovviamente anche usare il calcio, e vi conviene usare il calcio, o tuffarvi, perché farete molto prima. Però si può anche fare con il ground pound. L'arena ogni tanto, anzi sempre, diventerà sempre più piccola per appunto darvi più problemi. Ma i problemi non ce ne sono, perché appunto, ripeto, basta fare un calcio ogni tanto e dovrete stare a posto. Ah, giusto, può fare anche quello, attenzione. Ok, ok, perfetto. Siamo attenti, ok. Ora, ah, lo sapevo. Ancora, perfetto. I calci a quanto pare funzionano meglio e dovete comunque per forza colpirlo per buttarlo fuori, altrimenti tornerà dentro. Accidenti, esiste qualcuno con baffi migliori dei miei? Non può essere. Vuol dire che sei più in gamba di me? Forse i tuoi baffi sono più forti, ma appena spunto i miei, ti faccio vedere! Conta il fatto che io ho la barba e quindi teoricamente barba è meglio di baffi? Perché ho anche i baffi con la barba? Ah, vabbè, dettagli. Ecco qui la chiave W. Complimenti, sfida con gran ghiaccio completato. Ora continuiamo a fare niente, perché adesso finalmente, dopo quanti episodi? 12, 13, credo? Wow! Andremo a liberare lui, il mangiaglio per eccellenza. Sì, lo so, è strano, ma è lui, Wario. Ah, non vedevo l'ora di liberarlo. Grazie mille telecamera. Grazie mille telecamera che non ho cliccato X, ma a quanto pare ha registrato X. Bene, abbiamo, o meglio, stiamo per liberare Wario. Io adoro Wario come personaggio. In questo gioco fa schifo, fa davvero schifo. Wario! Hai salvato Wario! Ora puoi far fuori i nemici a ceffoni con Wario! Seleziona Wario! Quando entri in un'area e inizi una nuova avventura, finalmente dispone di tutti e 4! Devi solo salvare la principessa Wario! Oh mio Dio! Vi prego, qualcuno faccia... so che esiste già sicuramente, ma qualcuno faccia Peach con la faccia di Wario. Vi scongiuro, fate Peach con la faccia di Wario. Giuro che nei prossimi episodi lo metto come... screen del video all'inizio del video. Per forza, è troppo divertente come cosa. Allora, sono appena uscito. Perché? Non lo so. Non dovrei uscire. Si può teoricamente andare adesso in quell'area là sotto. Là, ecco. Però noi non andremo là sotto. Ok, ora che abbiamo Wario, possiamo, dobbiamo, dobbiamo fare backtracking per un bel po' di cose. Allora, vediamo un po'. Da programma devo andare nella neve. Ok, ho scritto neve per non scrivere monte refrigerio, ma dobbiamo andare nel monte refrigerio. Qui c'è l'ultima stella che ci manca da prendere, quindi andiamo subito a prenderla. Allora, eccola qua. Interruttore di monte refrigerio. Punteggio. Abbiamo già fatto tutto quanto tranne l'ultima stella, quindi direi che punteggio non ci interessa. Ora, dobbiamo semplicemente attivare l'interruttore. Ma perché ci serve Wario? Ve l'ho già mostrato, Wario è molto potente come personaggio, può rompere un bel po' di cose, parecchie cose, come i blocchi, e può rompere anche questa lastra di ghiaccio qua. La può rompere anche da subito, ovviamente. Vi conviene romperla da subito? Sì, fidatevi di me. Ok, detto questo, dobbiamo semplicemente azionare l'interruttore, ok? Anche perché questa stella non è troppo complessa da prendere... E potete anche arrivarci senza usare il...
senza usare prima il backbound, lo schianto, ecco, di Wario. Ma io l'ho fatto così e quindi non ci posso fare nulla. Adesso corriamo, vi ricordo che c'è il vento qua che ci impedisce di fare cose stupide. Ok, sbrigati Wario, va bene, ci mostri il tuo sedere, ma non ci interessa, perché vogliamo prendere la stella prima che sparisca, e l'ho presa, perfetto. Oddio, ripeto, Wario è troppo inquietante. Ok, non importa, abbiamo comunque preso la stella. Detto questo, che dobbiamo fare adesso? Secondo il programma, devo... Ah, avrei dovuto farmare conigli con Yoshi. Yay, non l'ho ancora fatto. Quella stella la lascerò sicuramente per ultima, perché non ci riuscirò mai. Comunque, a quanto pare io posso fare altre cose, ma ho deciso di non farle perché poi il prossimo video verrebbe poi di 10 minuti se non più corto. Quindi, vabbè, non importa. Io vi saluto quindi nella prossima parte di Super Mario 64 per DS. Anzi, Super Wario 64 per DS, appunto. Intanto proverò a farmare altri conigli e poi andremo avanti. Quindi, see you next Wario!